Buongiorno signor Carai, Buongiorno. io ho un piccolo portale di internet qui sulla Valdelsa. Mi interesserebbe fare una panoramica della sua attività per portare qualcosa di nuovo ai miei visitatori. È possibile? È possibilissimo, certo che sì, però io direi a un certo momento, ora io lo dico a Antonello, al mio fratello, e ti porta giù e parti un po' dalla base dell'azienda, dall'allevamento, dall'azienda in generale. Va bene, io lo ringrazio e aspetto Antonello che mi porti in visita. Grazie a lei. Allora, i cani possono essere o di origine animale o di origine vegetale. E gli animali praticamente sono le pellette di tutti i ruminanti, agnello, capretto, vitello. In questo caso è un caglio in pasta liquido di vitello, perché dobbiamo fare un formaggio dolce. Il caglio viene prodotto, una serie di cagli li produciamo direttamente noi, e una serie vengono acquistati belle pronti. Questo è un latte tutto rigorosamente certificato dal marchio dell'Agriqualità della Regione Toscana, che noi per obbligo entro le 24 ore dalla mungitura va fatta la trasformazione. Ora mettiamo il caglio che ha il ruolo di andare a attaccare grassi, proteine, caseina, albumina e fare la presa e fare la coagulazione. Mi scusi, Harai, questa trasformazione come avviene? Aspettiamo che avvenga la coagulazione. Comunque, prima del caglio abbiamo anche messo, perché praticamente
I nostri formaggi hanno anche il DNA della nostra azienda. In più che gli animali vengono alimentati tutto con i nostri prodotti, noi siamo autosufficienti sia come alimentazione e anche come produzione di energie alternative, perché siamo autosufficienti con l'azienda. Prima del taglio noi abbiamo anche messo un lattofermento. Torniamo al DNA delle nostre pecorelle, perché io metto a maturare o del siero o del latte, metto a maturare finché non raggiunge un certo pH, che poi andiamo a fare l'innesto sul latte in base al prodotto che vogliamo fare, quindi tutto di provenienza aziendale. Questo lattofermento ha il ruolo di andare nella stagionatura a determinare il gusto, il sapore, riesce anche a dare su un formaggio fresco di 30-35 giorni il gusto al formaggio. Scusa, questo è già da considerarsi formaggio? Sì, se così si può dire, dalla fase del latte liquida è passata alla fase solida. Ora, questa è la fase in cui abbiamo ottenuto la prima cagliata, quindi il robaggiolo. Ora facciamo una serie di tagli per far sì che si riconverta al centro, staccandosi dai bordi prima di iniziare la rottura vera e propria. Ora prendiamo una decina di fagioli, per i clienti che ce l'hanno ordinato, ecco, viene messa in delle stampi, in delle formine che deve sgocciolare, andare via la parte liquida, e nell'arco di 2-3 ore rimarrà solo la parte solida. Questo è praticamente un prodotto completo di formaggio e ricotta. È da consumarci subito? Sì, oppure... questo ha una durata molto breve, sui 3 giorni, 4 il massimo. È un prodotto senza sale, senza niente, è praticamente latte e caglio. Vai. Il rovagiolo l'abbiamo tolto, ora possiamo iniziare a fare la rottura. Per il momento con una pala sola, per evitare, perché stiamo facendo un formaggio fresco, fresco e cremoso deve essere, quindi bisogna fare una rottura lievemente grossotta, a noce diciamo. A noce, perché in base al prodotto che dobbiamo fare, la rottura incide molto con la fase di espurgo, con la fase un formaggio che deve rimanere morbidoso e dolce necessita sì di un tempo abbastanza lungo di espurgo, ma con una rottura grossa, quindi procediamo con una pala sola. Questo macchinario, logicamente, aumentando il numero delle pale, può servire anche a fare una tritatura più... Molto più fine. Una tritatura molto più fine, poi ha un variatore anche di velocità, che ora è su una fase di giratura, gira abbastanza lento, però può arrivare a triplicare questa velocità quando abbiamo bisogno di fare delle rotture a chicco di grano, e giustamente con l'altra pala.
con l'altro tagliante, con l'altro tagliante. Ecco, e questo sarebbe un altro macchinario? Qui praticamente ora la fase di espurgo, così chiamato, è terminata. La fase di espurgo è un qualcosa che ha ruolo, è un'operazione che ha ruolo di separare la parte solida dalla liquida, e in base al prodotto che facciamo aumentano i tempi dell'espurgo, perché il prodotto, quando è pronto, il tatto della mano, proprio il tatto della mano sa quando è pronto. Questa è una fase che, sì, l'espurgo lo fa la macchina, però è l'esperienza dell'uomo che sa quando è pronta. E ora è quasi pronta. Ecco, e in questi fori sarebbe dove abbiamo fatto le forme? Sì, questo è praticamente il contenitore. Noi ora, quando scaricheremo il formaggio, il siero va sotto e la parte solida, il formaggio, rimane sopra dentro gli stampi. Invece di prenderli a uno a mano, e la macchina scarica, e la facciamo scaricare direttamente qui, e poi lo teniamo a temperatura costante in base al prodotto che vogliamo fare. Riuscite a fare delle forme quasi tutte uguali con questo metodo? Beh, non proprio, perché non c'è dosatore, non c'è nulla, e poi non, per farle tutte uguali bisognerebbe star lì, rabboccare una, togliere da un'altra, è un procedimento che non serve, il valore proteico tanto inalterato è la qualità, o che sia più alta o che sia più alta. Ora procediamo alla fase praticamente dello scarico della tagliata per allestire per la ricotta, quindi il siero che viene riscaldato per ottenere la ricotta. Certo, un macchinario in questa maniera però è comodo, sollevare tutto questo contenuto senza sforzo. Il prodotto sì, biologico tutto quanto, però anche l'operatore bisogna che abbia, anche l'operatore bisogna abbia un po' un certo benessere dal lavoro, non più come prima tutto manuale, ma con le macchine ci alleggia il lavoro, anche con una produzione sempre di ottima qualità. La qualità rimane in alto. Ecco, e con tutto questo prodotto ottenuto si viene fuori un tipo solo di formaggio, oppure ci si può fare qualsiasi no, tipo? Allora, vengono fuori specie, oggi facciamo una serie di lavorazioni, verrà fatto, allora quelle che sono nel fondo rimarrà la primula, il formaggio destinato a una stagionatura di massimo 3 mesi. Poi invece questo dalla forma rettangolare, che ne faremo un 5, 6, al limite 10, è il mattone, una sorta di pecorino che viene fatto proprio così rettangolare, da poter mettere anche in una affettatrice per fare dei sandwich, per fare oppure da fare semplicemente alla piastra con un'aggiunta di olio e sale, roba del genere, un piatto praticamente finito, un secondo finito. Poi da questi stampi grossi, perché questo tipo di rottura non è adatta per i formaggi da portare a lunga stagionatura, questo verrà trasformato in formaggi speziati, può essere al tartufo, può essere il tricolore, la primula rossa o semplicemente primula nera,
o la primula nera o lo zafferone allo zafferano, pecorino allo zafferano. Questo è da vedere e valutare cosa ci vogliamo fare. Per oggi comunque i tipi dei formaggi sono due bianchi, il mattone e la primula, e con questi tre faremo un tricolore che dopo vediamo le spezie e roba del genere, come si presenterà l'impasto e la forma finita. Ecco, io ho visto uno dei vostri librettini pubblicitari in una trattoria, in un ristorante un po' lontano anche da qui, e mi sembrò di aver visto diversi prodotti. Quanti sono i tipi di formaggi che producete qui in questo momento? Noi tipi di formaggi che facciamo, allora la base è sempre il pecorino, il latte di pecora, e da lì partiamo con 26 tipi di formaggi, dai formaggi freschi, dai formaggi semi stagionati, stagionati, speziati. Però non è che il solito impasto, non è la solita lavorazione, ogni prodotto ha il suo gusto ed ha il suo tipo di lavorazione, perché ricordiamoci bene che anche 3 gradi nella lavorazione, in una lavorazione, cambia completamente gusto, sapore, consistenza e anche anche la presenza della pasta, del formaggio. Ecco, queste sarebbero le forme che vengono girate per ottenere la forma vera e propria. Esatto, questa serve per fare l'uniformità praticamente della forma, ma su questo che è praticamente il cassone viene fatta la stufatura. Questa stufatura serve per 2 cose. Sia in base alla temperatura che noi diamo, selezioniamo anche quelle che sono i cerchi familiari dei batteri all'interno del formaggio. E in secondo luogo è togliere sia il roccaglio e anche una parte della lamina. È sufficiente girarlo una volta oppure va girato? No, molteplici volte. Molteplici volte anche per curarlo. Niente, ma soprattutto ecco, per fare in maniera che lui si assesti e che spugni. La fondamentalità del formaggio sullo spicchio è la sua. Ecco, questa sarebbe la ricotta che è venuta su. Sì, la ricotta non è altro che il siero, praticamente ciò che è sgocciolato dal formaggio quando abbiamo fatto la rottura, poi messo negli stampi, quando è sgocciolato praticamente quel siero, la parte praticamente l'ultima sostanza, e sarebbe l'albumina, è stata rimessa a riscaldare, ricotta, quindi dai 36-37 gradi che era agli inizi è arrivata a 80 e anche più gradi. Infatti a 78-77 inizia la fioccatura, si separa dal siero questa albumina, questa sostanza, la ricotta praticamente, che viene su a galla, si stabilizza e si ricompatta, e questa è la ricotta. La ricotta che noi produciamo praticamente senza aggiunta di latte, senza aggiunta di ingredienti, è solamente siero di latte o vino, punto. Ed è un prodotto altamente digeribile e magrissimo. Ecco, la maggior parte dei vostri formaggi sono al latte crudo, sì. Mentre questo prodotto qui non si può dire più che al latte crudo. Non si può dire no che al latte crudo, perché la ricotta, la parola stessa, ricotta, il siero era crudo, ma la ricotta, avendo toccato i 90 gradi, non si può più definire, è una roba però abbastanza sterile, abbastanza pura, e però nonostante tutto nell'arco di una settimana e giù di lì, nella fase di conservazione, si risvegliano degli enzimi duri
degli enzimi duri che praticamente morirebbero a 120 gradi, che invece qui rimangono vivi e protetti da un uovo. E per quello che dopo una settimana, 6-8 giorni, la ricotta comincia ad avere quel gusto realmente più forte, che però è ancora commestibile, ma il gusto è sgradevole. Ecco, in una vasca in questa maniera a che profondità si può trovare la ricotta? Qui in pratica che erano, perché un circa 20 kg, 20 kg dal latte abbiamo tolto i 20 kg del formaggio, i 20 kg del formaggio di ricotta ogni a quintale, sto parlando di latte. E poi nel siero che rimane, ogni 100 litri ne viene un 6 kg di ricotta, senza aggiunta di ingredienti, poi aggiungendo altre cose, cosa che non usiamo noi, la resa rimane il 6%. Allora, signor Carai, io lo saluto e le prometto che ritornerò per fare una panoramica ai suoi prodotti. Penso presto. E io la ringrazio, buona serata. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.